Certo, perché il malato è centrato su se stesso, quindi il suo mondo è ridotto al suo letto e al massimo la sua stanza. E quindi quello che avviene fuori, dato che lui è centrato su se stesso, ha un'importanza molto relativa. E pertanto ha chiamato l'infermiera e io passo di là, dice, l'ho chiamata 100 volte, non è vero, l'ha chiamata una volta o 2 volte. L'infermiera era occupata con un altro malato più grave. Però per lui sono 100 volte, cioè il modo di percepire la realtà è diverso dal mio, perché quando siamo ammalati cioè siamo in una situazione, abbiamo un modo di vedere le cose completamente diverso da quello che abbiamo noi. Sì? È così tutto praticamente, no? Ecco, qualsiasi disturbo è il nostro disturbo. Ma l'altro sta male, io ho mal di denti, ma io ho mal di denti. Ma lui muore, ma io ho mal di denti. Cioè, siamo centrati su noi stessi. Ed è un po' difficile fare il salto, mantenersi aperti alla realtà degli altri. Sì, però il modo di riavvicinarsi alla religione è un po', non è uguale per tutti. Chi già viveva diciamo, in un clima religioso sente la presenza di Dio e la continua, diventa più intensa. Addirittura, ci dà degli esempi che si commuovono a volte, no? Altri invece che nella religione vedi che cercano che cosa? La forza praticare perché Dio mi aiuti. No? Faccio questo perché Lui mi aiuti. E questo l'uomo dopo ha frustrazioni perché se non vedo l'aiuto palpabile, allora questo Dio non mi serve. C'è una certa ribellione. Altri invece scoprono davvero che avevano Dio dentro di sé e non lo conoscevano come Sant'Agostino, no? E vanno scoprendo, diciamo, nella situazione che stanno vivendo, è tutto un piano di Dio che loro non conoscevano. E si vanno aprendo lentamente, però devono essere rispettati, non far pressione su di loro, lasciare loro la libertà. Perché si guardino intorno e vadano ragionando, riflettendo. Io ho imparato un proverbio in Colombia, che in spagnolo, non so se voi lo sapete, dice così: Écete en cama y verás quién te ama. Mettiti in un letto e scoprirai chi ti vuol bene. Da un letto, tu da lì, dalla tua malattia, conosci i sentimenti degli altri. Chi ti amava davvero? Chi è veramente amico? Chi è solo curioso, chi è solo collega, no? Diciamo, tu sei come un'antenna che ricevi e trasmetti. Dal tuo letto vedi la realtà che prima non vedevi.